Si è conclusa per l'anno appena trascorso un'iniziativa rivolta ai ragazzi, aiutaci a crescere, regalaci un libro. L'evento e l'organizzazione sono delle Giunti al Punto Librerie. Il personale della libreria ha rivolto con costanza un invito ai clienti per ottenere in regalo un libro destinato poi ai bambini delle scuole primarie. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Agenzia per la Promozione Culturale di Giunti. Il progetto nasce nel 2009 con il terremoto dell'Aquila, quando la Giunti ha deciso di aiutare i bambini delle zone terremotate e organizzare una raccolta di libri che venissero dati appunto nelle scuole dell'Aquilano. Dopodiché si è iniziato a operare per tutti i bambini di tutte le scuole d'Italia, quindi abbiamo deciso di raccogliere libri. Ogni Giunti d'Italia, abbiamo circa 300 sedi nel territorio italiano che raccolgono ogni anno dei libri che vengono regalati alle scuole. Dal prossimo anno non solo regaleremo libri alle scuole, ma anche al reparto pediatrico dell'ospedale di Sulmona. L'iniziativa è molto bella, devo dire che c'è tanta adesione sia dalle imprese locali sia da parte dei nostri clienti che a loro spese e con un nostro piccolo contributo decidono di regalare libri ai bambini. Quanti libri adesso avete da dare ai bambini? All'incirca 1000 libri, rispetto all'anno scorso sono circa 100 in più, quindi vuol dire che l'iniziativa è sentita e sta prendendo piede. Devo dire che comunque rispetto all'anno scorso abbiamo avuto qualche feedback, perché è molto bello il fatto che i bambini vengono poi a comprare il seguito delle storie che abbiamo regalato nell'agosto 2017, quindi stanno rispondendo in maniera positiva alla nostra iniziativa. I clienti come si comportano? Cioè accettano questo invito a donare libri? Qualcuno sì, qualcuno no, la cosa bella è quando scrivono le dediche, perché poi su ogni libro è possibile apporre delle dediche che noi leggiamo sempre perché sono molto divertenti, c'è chi lo fa in maniera un po' più spontanea, chi meno, però è bello, l'importante è partecipare. Non v'è dubbio che il libro è uno strumento fondamentale per la crescita culturale dei bambini e dei ragazzi. Una vera festa si è tenuta nella galleria del centro acquisti Il Nuovo Borgo. Sono state lette alcune fiabe, presentati i contenuti di alcuni libri per ragazzi. È stato anche evidenziato il successo dell'intero progetto con oltre 1000 libri regalati e quindi che andranno poi nelle mani dei bambini. Presenti numerosi bambini particolarmente vivaci e consapevoli che la festa era tutta per loro. Presenti alcuni insegnanti e dirigenti dell'Agenzia per la Promozione Culturale. Nelle scuole crescono i cervelli del domani ed è quindi fondamentale affiancare e allevare queste nuove schiere di lettori che frequenteranno l'Agenzia nei prossimi anni.